Ma sono qui con il milionario al bar Osteria La Quercia. Buongiorno a tutti, ecco un altro video di domande e risposte, in particolare con un focus e un'attenzione riguardo proprio me stesso, perché fa sempre piacere vedere nei vostri commenti, nelle vostre osservazioni, che volete veramente conoscere di più il mio mondo e anche interfacciarvi direttamente con me. E questo è degno sicuramente di un video che sto facendo per voi, per fornire risposte proprio più specifiche, dirette, alle domande dirette. Come ad esempio la prima che vi vado a dire, che ci si può fidare di te per investire? Allora, io ho consultato ovviamente anche aziende e persone per investimenti. La cosa veramente importante è chiarire quali sono gli obiettivi. E poi io lavoro anche con altri professionisti che sono anche capaci di lavorare meglio per voi. Quindi sicuramente ci si troverà. Però di nuovo, l'importante è avere il contatto personale, per cui per esempio venite direttamente qui al bar Osteria La Quercia di Mendrisio, fate di sorta di entrare in uno dei miei gruppi e quando ci si incontra di persona o si ottiene il mio recapito, io farò di sorta di aiutarvi al meglio. E questo è un aspetto normale nella vita, fate di sorta di emergere in qualche modo, perché questa è l'occasione in cui rispondo a voi, quindi chi ha chiesto può anche fare di sorta di appellarsi e anche di riferirsi direttamente a me. Poi c'è stata una richiesta di un video un giorno della mia vita, cioè di praticamente dire cosa faccio in un giorno. Questa è una risposta talmente lunga ma anche interessante che mi impegno a dedicare un video apposta su questo tema, perché sicuramente riaprirà molto la testa di chi vede quei milionari magari di altro tipo e non vede quelli tipo me e tanti altri come me. È molto importante aprire gli occhi e soprattutto far capire quali sono le vere differenze tra me e altri, ma anche quello che fanno altri, perché funziona. Passiamo a un'altra richiesta che è stata: come si può lavorare con te? E in particolare collego anche un'altra richiesta che è stata: assumi anche persone che non hanno per forza un'esperienza nel settore finanziario. Se volete lavorare con me, prima di tutto tenete presente che io non assumo in questo momento, ma per certo faccio di sorta che le persone abbiano una differenza nella loro vita e sto preparando un'offerta seria in merito a questo. Quindi, come si dice in inglese, stay tuned. Vi farò sapere, perché sto preparando qualcosa, datemi però il tempo di formularlo bene e soprattutto di renderlo effettivo per voi. Questo è un punto importante, inutile che faccia qualcosa che non funzioni, giusto? Poi c'è stata un'altra richiesta in particolare sul tema parentale, diciamo. Qual è stato il lavoro dei miei genitori? Non lo so, purtroppo non lo so e non vado oltre questa risposta per il semplice motivo che non intendo aprire né un dibattito né una posizione personale in merito a questo tema, perché non lo ritengo più utile nel mio contesto. È una scelta di vita. Alle volte è meglio, it's better to move on rather than to stay where you are. È meglio pensare al futuro che rimanere nel tempo presente o nel passato con idee e posizioni personali. Quindi spero che sia abbastanza chiaro. E poi, come ripeto, vale anche per voi, perché se pensate troppo al passato vi fate solo del male, se vi ha fatto male il passato. Il vostro obiettivo è essere migliori e pensare sempre al futuro. Questa è la cosa che dovete sempre fare, qualsiasi sia stato il vostro passato. Molto importante. Poi, un'altra domanda è stata: hai imparato l'educazione finanziaria? Perché ci riferiamo in particolare a un contesto dove questo è un valore che può essere trasmesso anche a livello parentale. Non l'ho proprio imparata, l'ho imparata in realtà dopo, quando è stato importante mantenere e possibilmente aumentare il capitale che ho creato in maniera progressiva. Poi passiamo a un'altra domanda relativa appunto al mio contesto personale. Scusate se gli occhi sono in giù, ma io le ho scritte, per cui devo anche trovarle, perché io annoto veramente, è importante, ho proprio preso i vostri commenti e ho cercato di interpretarli, quindi
spero di aver interpretato al meglio. E poi potete sempre chiedere ancora e sarò ancora contento di fornirvi ulteriori risposte alle vostre osservazioni, alle vostre domande. È sempre un piacere creare la comunità e aumentarla per tutti, veramente per tutti. Poi, com'è possibile in particolare che io abbia una vita sociale? È stato un piccolo tema relativo, in particolare gli interessi. Ne ho tanti interessi, perché a me piacciono tante cose. Non voglio fare delle liste. Quello che è certo è che sono sempre interessato a cose nuove e alle evoluzioni. E questo in generale è estremamente importante, perché quando siete aperti al nuovo, a conoscere e a fare di sorta che voi conosciate il più possibile, i viaggi sono un modo per conoscere, le letture sono un modo per conoscere, l'apprendimento delle lingue sono un modo per conoscere, e se volete fare questo genere di percorso, fatelo, per voi stessi prima di tutto, e poi per quello che capiterà in futuro. Pensateci, ed è importante. Poi, c'è stata un'altra domanda, osservazione, sul fatto che l'italiano non è la mia lingua madre, anche se parlo meglio di tanti italiani. Forse perché ho letto parecchia letteratura, perché lo studio di una lingua non è solo lo studio della grammatica, della sintassi e del lessico, cioè anche delle parole, seguendo in qualche modo un precetto importante: possiedi le parole, possiedi le cose, Baruch di Spinoza, e anche i sofisti, in particolare, quindi Socrate e i sofisti, in tempi passati. Perché l'apprendimento delle lingue vi permette proprio di apprendere la cultura e di apprendere in particolare la mentalità delle persone che hanno generato la cultura e la letteratura dei paesi e delle regioni del mondo. Per questo che è sempre importante conoscere, ma anche imparare la geografia, imparare in qualche modo, i tedeschi la chiamano la Naturkunde, cioè come è fatta la vostra natura intorno, in pratica, diciamo, in generale. E la natura vuol dire cosa vi circonda, in generale, questo è importante. Poi, passiamo a un'altra osservazione su di me, io ti ho preferito quando suonavi la chitarra, beh, è una di quelle cose che faccio per il mio divertimento, se è piaciuta, fai sapere a tante agenzie musicali che suono e vediamo un po' se magari capita di fare dei concerti. Vediamo, sarò molto contento e mi piace che io sia anche piaciuto per altre cose, perché noi non siamo soltanto i soldi che facciamo, siamo tantissime cose e le tantissime cose possono aiutare anche a fare i soldi, e questo ce lo insegnano gli artisti che si esprimono e che anche dopo tanti fallimenti possono arrivare a essere sufficientemente conosciuti e riconosciuti da poi produrre il denaro che serve. Poi, ho mai partecipato al VEF? Non rispondo alla domanda perché fa parte della mia vita personale e poi non è così interessante perché ci sono tantissimi circoli mondiali che a volte in certi contesti sono anche più importanti del VEF, anche e soprattutto quelli professionali e quelli anche delle corporazioni, dei mestieri, delle associazioni interprofessionali che portano, a mio avviso, anche molte più informazioni di questi circoli. E ogni circolo risponde a se stesso e non agli altri. Per cui ha il valore che ha in base alla sua applicazione e in base a quanto gli si lascia applicare. Quindi è un aspetto da mettere in un contesto. Poi, hai mai conosciuto persone di potere? Certo, ne conosco di continuo e ne conoscerò ancora, perché tutti hanno un potere in realtà, e poi potere su chi e su che cosa, questo è un punto anche altrettanto importante. Poi, quali lingue hai parlato per prima rispetto ad altre? Qui diciamo il tema era quello, non sei madrelingua, quindi in particolare cosa hai parlato per prima, in particolare, se non mi ricordo male, riguarda i primi 4-5 anni di vita. Essenzialmente tre lingue sono state l'inglese, il francese e l'italiano.
Poi ho anche imparato, penso bene, lo spagnolo e il tedesco. E piano piano ne sto studiando anche altre per motivi di vario tipo, e con risultati differenti e anche tempi differenti, perché quando si studia una lingua non si studia esclusivamente la lingua, si dovrebbe sempre studiare la cultura, possibilmente la letteratura, la geografia e anche la sociologia delle persone che la parlano, perché quando si usano delle espressioni, dietro alle espressioni che si usano, ci sono anche delle visioni culturali differenti che hanno un peso e una certa importanza. E questo apre molto il vostro orizzonte culturale per capire meglio i vostri clienti in generale. Poi c'è stata una domanda di come ho trovato i miei primi investitori, cioè chi veramente ha creduto in me, prima di tutto, nelle cose che faccio. C'è solo una risposta: creando fiducia. Praticamente la fiducia come la si crea in generale? Creando un rapporto di fiducia personale e creando una base di competenza e di capacità che permettono alla persona di capire che di questa persona ci si può fidare, perché sa di cosa parla, deve saperne molto e sa come e perché lo fa. E questo ha richiesto un lavoro, perché infatti i primissimi tempi, quando facevo analisi finanziaria, ero alto come tre mele, si diceva in Francia, e ho dovuto fare tanti tanti calcoli, imparare a calcolare molto velocemente, fare disegni geometrici anche oggi in apparenza molto complessi, quando non c'erano tutti i mezzi informatici per fare i calcoli a una velocità estremamente superiore a quella che li faceva a mano. Ma c'era delle competenze di saper riprodurre e saper riprodurre degli scenari passati, dell'idea che quello che è capitato prima possa capitare dopo. Quelli che sono, tra l'altro, citando un filosofo campano, perché non ho idea se è esattamente napoletano, che è Giovan Battista Vico, nei Corsi e ricorsi storici. Diciamo che l'aspetto fondamentale da cogliere, che è un aspetto importantissimo, che si riflette tra l'altro anche in altre informazioni, è che tutte le cose hanno dei corsi e dei ricorsi nella storia. I fatti, gli atti, ci si aspetta di avere delle ripetizioni in pratica. Finanziariamente si può dire quello che è successo in passato può anche succedere in modo simile in futuro. E con questo schema, per esempio, avevo tracciato andamenti passati di titoli, di cambi, e ho rivisto molte similitudini dopo. E facendo questo tipo di confronto, ho ricalcolato che cosa poteva capitare in un futuro e come ottenere queste informazioni in un contesto. Ciò che ha generato fiducia. Perché facendo questo tipo di lavoro, che è costato diverso tempo proprio, tempo personale, avevo trovato delle cose che potevano funzionare. E quando avevo iniziato a vedere che questo sarebbe funzionato, quello che viene chiamato la prova di proof of concept, si chiama in inglese, cioè io dimostro che il concetto funziona, l'ho poi tradotto con investimenti nei soldi veri che poi sono stati prodotti. Ma c'è stato un lavoro di intelletto e di calcolo e di visione di questo tipo in partenza, e soprattutto ho dovuto creare fiducia, motivo per cui io ho dovuto fare un lavoro preliminare di questo tipo molto più ampio del previsto, ed è importantissimo farlo, anche perché è proprio in questa maniera che voi generate la fiducia, capite? Poi c'è stata una domanda specifica su come ho imparato a investire. Io l'ho imparato in pratica dall'esperienza stessa, cioè dalle ripetizioni dei cosiddetti pattern, cioè cosa si è verificato prima si è ripetuto. E anche oggi credo che questa tecnica possa funzionare molto bene. Provate, dovete prendere ogni tanto qualche libro, studiare, per esempio candele giapponese, Japanese candlesticks, indicatori per esempio, ma prima ancora di questo dovete capire
cos'è l'economia in generale, come nome dell'ambiente in cui vivete. Quando sapete questo, e quando sapete in particolare ragionare in termini di causa-effetto, cioè una cosa implica sempre una o di più, potrete iniziare a entrare in questo genere di mondo. E prima ancora io rimparerò a ragionare in causa-effetto, perché anche se non fate investimenti finanziari, potrete sempre imparare a capire cosa causa che cosa. E quando cominciate a smuovere il vostro cervello e ad avere il vostro senso critico attivo, comincerete a capire come funziona veramente il mondo. E dovete farlo per voi stessi, prima di tutto. Poi, passiamo ancora ad un'altra domanda, appunto, di questo contesto, ed anche l'ultima, ma è una domanda veramente interessante, tra l'altro recentissima. Dici per favore come sei cresciuto personalmente? E per questa domanda, che ritengo molto importante, e ringrazio molto chi l'ha fatta, perché ha colto il fatto che un uomo che ha tanti soldi o che produce tanti soldi può essere anche ricco in moneta, ma ci sono tante cose che fanno la ricchezza, e in particolare anche il fattore personale rende estremamente ricchi. E per questo farò un video speciale proprio su che cosa mi ha arricchito personalmente, e sarà un altro video. Per intanto però vi saluto tutti e vi ringrazio di tutti i vostri commenti, di tutte le osservazioni, non importa quali siano, perché che mi amate o che non mi amate come penso, siete comunque importanti e fate capire che far conoscere questo mondo e darvi l'opportunità di conoscerlo era la cosa migliore che io potessi fare adesso. E sarò molto contento di continuare a farla per voi nei prossimi video. A presto e stay tuned!